Ora vi proporremo dei fusilli con gamberi e zucchine. On va proposer des fusilli avec courgettes et tomates. We are going to prepare fusilli with shrimps and courgettes. Allora, abbiamo qua i fusilli, pomodoro, zucchini, prezzemolo, sempre il pepe nero, sempre l'aglio, i gamberi e della salsa di pomodoro che abbiamo fatto precedentemente. Mettiamo subito i fusilli a cuocere perché la cottura dei fusilli è molto lunga, circa 10 minuti. On va mettre de suite les fusilli a cuire car ça prend à peu près 10 minutes la cuisson. Fusilli, it's 10 minutes to cook, so we put now to boil. Li tagliamo fini, sempre olio di oliva. Aspettiamo 30 secondi che la padella si scaldi. E voilà, mettiamo gli zucchini. Intanto tagliamo i pomodori. Mettiamo i pomodori con gli zucchini. Aggiungiamo un po' di aglio, un po' di pepe. Lo mettiamo a fuoco un po' più basso con la salsa di pomodoro. Intanto, in un'altra padella prepariamo i gamberi, sempre fuoco molto alto. Questo è pronto, lo mettiamo da parte e ora mettiamo i gamberi. Giriamo. Poi mettiamo olio, will, vino bianco, vin blanc, oil and white wine, pepe, poivre, pepper. E aglio. I gamberi sono pronti. I fusilli sono pronti. Mettiamo nella pasta. Facciamo mantecare. Mettiamo i gamberi. Sughetto. Prezzemolo. E voilà. Fusilli con gamberi zucchini sono pronti.